tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori da Filippo Corsini, la più cordiale buonasera, buonasera da via Toledo, cuore pulsante di Napoli, una città che sta per impazzire di gioia in attesa di questo terzo meritatissimo scudetto che prima o poi arriverà. Potrebbe succedere proprio questa sera dopo il primo match point fallito, Napoli impegnato in trasferta in casa dell'Udinese nel posticipo più attesa di questa 33esima giornata. Una serata particolare dunque anche per Rai, Radio 1, che ha deciso di trasferirsi qui nel centro storico di Napoli, a poche decine di metri da Piazza del Plebiscito, per questa puntata speciale di Tutto il Calcio minuto per minuto, che va in onda grazie alla preziosa assistenza tecnica di Antonio D'Alessandri e Massimiliano Savino. I campi collegati saranno due, perché oltre al decisivo match di Udine si gioca anche Empoli-Bologna. Detto questo, andiamo subito alla presentazione delle partite. Il campo principale ovviamente è quello di Udine. Per Udinese-Napoli c'è Francesco Repice. E c'è un tempo per seminare, c'è anche un tempo per raccogliere, c'è un tempo per piangere e c'è un tempo per gioire. Stanotte, dopo 33 anni di semine, di cattivi raccolti, di pianti e di gioie svanite sul più bello, è arrivato il momento di svegliarsi, perché tutto quello che c'è attorno non è più un sogno, ma è la più meravigliosa delle realtà. Buonasera, gentili ascoltatori, dalla Dacia Arena di Udine. Buonasera da Sebastiano Franco e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniela Posto sono pronti a raccontarvi il posticipo della 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Udinese-Napoli, e Udine è come Napoli che va in montagna stasera, perché lo stadio è quasi completamente tappezzato di azzurro. Sventano le bandiere, le sciarpe della squadra di Luciano Spalletti, tifosi con la maglia del Napoli in ogni dove, in ogni angolo di questo meraviglioso stadio. Alla nostra sinistra il gruppo dei tifosi dell'Udinese, quelli che hanno sempre seguito la squadra di Sottil, quelli che sono più affezionati alla sodalizio Priolano, ma stasera veramente sembra che Napoli si sia trasferita a nord-est per sfogare tutta la sua gioia, per inseguire quel sogno di cui abbiamo parlato prima, perché diventi finalmente realtà. Zibue che prova a puntare l'avversario, cerca la linea di fondo, salto Oliveira, va attraverso l'immenso pericoloso, buca clamorosamente il pallone Lovric, se non andiamo errati, contando la conclusione alla Bolo, sbuccia semplicemente il pallone che viene recuperato da Udoji, poi Wallace all'altezza dei 30 metri, così come Samardzic che ha di fronte a Selobovka, allarga quest'ultimo sulla settore di sinistra, Udoji che può attaccare in area di rigore, Lovric solo, destro, ha segnato l'Udinese, incredibile, 13esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale alla Dacia Arena di Udine, ha segnato Lovric. Sebastiano Franco, gol splendido, pescato in mezzo all'area di rigore, spostato, defilato sulla sinistra, Lovric si è assestato il pallone sul destro e è andato a cercare, a trovare l'incrocio dei pali alla sinistra di Merete, il quinto gol in campionato per il centrocampista sloveno dell'Udinese, la scoperta della famiglia Pozzo di quest'estate, ora dà il vantaggio alla formazione friulana. Parte il cross in mezzo, Osimhen che salta, Silvestri che respinge in angolo con il sinistro morbido, Wallace su Udoji che attacca da solo la difesa del Napoli, finisce a terra, si continua a giocare, parte la conclusione questa volta di Samardzic, se non andiamo errati c'è stata la parata in due tempi di Meret, Udinese pericolosissima, Oliveira, Dombele centralmente per Rahmani che avanza palla al piede all'altezza di 35 metri, c'è tra le linee Anghissà, distribuisce a destra a metà strada tra Emma e Di Lorenzo, la meglio il 7 che va alla cross in mezzo, va Osimhen di testa, il pallone che sfiora il montante e termina solo a fondo, opportunità per il Napoli. Allo stadio Castellani, Osimhen ha pareggiato il Napoli, settimo minuto sul cronometro nel corso della ripresa, e dopo un'azione insistita d'attacco e due calci d'angolo consecutivi, finalmente dopo tanti tentativi Victor Osimhen con il piattone destro ha fulminato il portiere avversario, depositando il pallone alle spalle del portiere Silvestri. 1-1 tra Udinese e Napoli, il pareggio di Victor Osimhen, il destro di Kvaratskhelia a impegnare Silvestri che ha opposto con tutta la sua bravura
bravura respingendo il pallone, che però è arrivato sul piede di Osimhen, che ha scaricato in porta tutta la sua rabbia, tutto il suo nervosismo, tutta la sua voglia di pareggiare questa partita. Eh sì, il Napoli ha spinto da quando è iniziata la ripresa, ha collezionato un paio di tiri dalla bandierina, sembrava molto nervoso, molto impreciso, e tuttavia quando ha avuto l'opportunità il Minsk è riuscito a scaraventare il pallone alle spalle degli avversari. E qui, gentili ascoltatori, alla Dacia Arena adesso è autentico pandemonio azzurro. Eh sì, è finito, c'è finito anche un razzo in campo dalla curva del Napoli, la curva si è infiammata, ci sono tutte le bandiere azzurre che sventolano, ma soprattutto anche moltissimi fumogeni rossi, c'è tutta la tribuna in piedi, tutta la tribuna azzurra in piedi con i tifosi del Napoli che aspettavano questo gol da 33 anni, forse lo stavano aspettando. Eh sì, stavano aspettando questa rete da tantissimi anni, da tantissimi minuti in particolare. Stasera i tifosi del Napoli scatenati anche qui in tribuna. Udinese-Napoli. Potete sentire, gentili ascoltatori, anche grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Aposto, come i tifosi del Napoli che hanno letteralmente invaso Udine stiano adesso alzando i cori nel cielo del Friuli. Sono cori di vittoria, sono cori che potrebbero voler significare scudetto. C'è il pressing ora dei giocatori dell'Udinese che però vengono irretiti dal palleggio veloce del Napoli, la bocca che allarga a sinistra, c'è Olivera che può toccare il pallone con il petto, lasciarlo lì sui piedi di Caraschelia che inizia la sua danza sul pallone a puntare l'avversario, poi si ferma, poi riparte verso la linea di fondo, ancora una sterzata, ancora un dribbling, il pallone ipnotizzato, l'avversario con il cross in mezzo non ci arriva per questione di millimetri, in spaccata il giocatore del Napoli Elmas, poi c'è stata la gol, c'è stata la rete di Osimhen, il gioco era stato già fermato per un fallo evidentemente in gioco pericoloso di Elmas ai danni dell'avversario sulla traversone che arrivava da sinistra dopo la giocata di Kvaratskhelia, assolutamente oseremo dire ipnotizzante se non addirittura ubriacante. Poi il lancio di Emasi nel rigore, Zielinski, la pirata miracolosa da parte di Silvestri sul destro al volo di Piotr Zielinski. Che azione quella del Napoli, che idea quella di Elmas di innescare Zielinski all'interno dell'area di rigore, scavalcando con uno scavino la difesa dell'Udinese. Palla gol per il Napoli. Cantano i tifosi del Napoli, la capolista se ne va. Ovviamente un momento di estasi assoluta per i supporters della formazione di Luciano Spalletti che questa volta vedono veramente il traguardo a un passo. 40 minuti e 30 secondi sul cronometro, evidentemente sono dei minuti che non passeranno mai nel cuore, nella mente, nell'anima dei tifosi del Napoli che però vogliono assaporare ogni attimo di questo finale di partita, di questo finale di sfida con l'Udinese, vogliono alzare nei cieli di Udine, nei cieli del Friuli i loro cori di vittoria. 42 minuti e 35 secondi sul cronometro. Mamma, Ultras, questa notte è anche per te. Insomma, adesso gli striscioni vanno a moltiplicarsi all'interno della curva alla nostra destra, quella occupata dal tifo più caldo dei supporter napoletani che hanno voluto raggiungere sin qui la squadra di Luciano Spalletti in questa serata che sapeva di festa, in questa serata che voleva dire festa, in questa serata che non è ancora terminata ma che in qualche modo vuole suggellare una cavalcata trionfale iniziata dalla prima giornata di campionato, potrebbe proprio trovare il suo compimento questa sera a molti, molti chilometri da fuorigrotta in uno stadio che sembra però fuorigrotta per quanto è occupato dai tifosi del Napoli, per quanto calore stanno mettendo in questa terra a suo modo generosa e calorosa. 46esimo alla Dacia Arena di Udine, mancano due minuti al trionfo del Napoli, 1-1 il parziale, in panchina già si fa festa, piovono i bengala in campo dal settore di stadio occupato dai tifosi più caldi della squadra di Luciano Spalletti, ormai a un passo dal titolo italiano, dal terzo scudetto, la bandiera che sventola con l'effigie forse più amata, quella di Diego Armando Maradona. Che annata per lui, che annata per il DS, è cominciata qui a Buenos Aires ma poi ovviamente passando per Doha e finendo qui a Udine, mentre a Napoli la festa sarà già scoppiata. È ovvio che Diego Armando Maradona starà scrutando da qualche angolo dell'universo questa situazione meravigliosa, vedendo i suoi tifosi antichi e di sempre finalmente poter esultare per il terzo scudetto con i due che lui aveva regalato con la sua sapienza calcistica inarrivabile ad una città che adesso può cominciare ad esplodere di gioia. Ziegler, il pallone all'indietro,
per Perez, tutto il Napoli all'interno della propria metà campo. Biol è che manovra il pallone, la panchina del Napoli al ridosso del campo, sono tutti letteralmente impazziti, aspettano solo il fischio finale del signor Abisso di Palermo per poter finalmente festeggiare la conquista dello scudetto. Ci sarà una rimessa laterale, vedremo in favore di chi, probabilmente del Napoli, sedi di Lorenzo, con il pallone tra le mani di fronte alla panchina occupata da Sottil, ancora il capitano del Napoli, un altro dei grandi protagonisti di questa storica annata. Attenzione, è finita, sono le 22 e 37 minuti del giorno 5 maggio 2023, il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria. Tutti i tifosi in campo a festeggiare con i giocatori di Luciano Spalletti, che si è immediatamente rifugiato negli spogliatoi, o che invece è lì anche lui a cercare di placare la grande gioia dei suoi tifosi, che provano in qualche modo a sorreggerlo, a portarlo in trionfo. È un momento incredibile, gentili ascoltatori, tutto quello che aspettavano dopo 33 anni i tifosi del Napoli si è infine materializzato in una notte alla Dacia Arena di Udine, a migliaia di chilometri, a mille chilometri, e da Napoli, dal capoluogo campano, siamo nel 4 maggio, chiediamo scusa, e non nel 5 maggio, ovviamente, siamo qui a celebrare uno scudetto meritatissimo da parte degli uomini di Luciano Spalletti, che possono finalmente pregiarsi del titolo italiano che hanno inseguito fin dalla prima giornata, dominando il campionato, sì, in questo scudetto che potremo denominare scudetto del coraggio. Scudetto del coraggio perché il Napoli ha dovuto fare a meno, o perlomeno ha scelto di privarsi di giocatori importantissimi del suo spogliatoio, come ovviamente Kalidou Koulibaly, come Lorenzo Insigne e come Fabian Ruiz, come Ritz, Ciro, Mertens, e alla fine, nonostante queste partenze dolorose, d'accordo, ma evidentemente studiate, evidentemente pensate dal direttore sportivo Giuntoli, dal tecnico Luciano Spalletti, dal presidente De Laurentiis, queste sostituzioni, queste decisioni hanno portato a Napoli giocatori che hanno saputo tradurre con la loro presenza in campo quella che è l'idea di calcio di Luciano Spalletti: dominare il gioco con triangolazioni assolutamente pirotecniche a ridosso dell'area di rigore avversaria. Lì abbiamo scoperto che c'è un ragazzo con la maglia numero 77 che si chiama Kara Kvaratskhelia e che assomiglia incredibilmente a un ragazzo di Belfast che indossava la maglia numero 7, si chiamava George Best, ne ha ricordato in qualche modo anche con quel suo sguardo, con quel suo modo di guardarsi intorno, quasi spaesato, quasi a chiedersi cosa ci faccio io qui, nelle meraviglie che creava all'interno del terreno di gioco. Spalletti è stato portato in curva, adesso è andato ad applaudire i propri tifosi, e anche lui, ovviamente, Luciano Spalletti ce l'ha fatta, ha coronato il suo sogno, vincere lo scudetto con una squadra italiana, c'era andato vicino, o perlomeno credeva di poterlo fare con la Roma, con il suo 4-2-3-1, con Francesco Totti, il suo capitano lì davanti, c'è riuscito stasera con un altro capitano, Di Lorenzo, anche lui arrivato da Empoli, da quella città che evidentemente ha dato natali calcistici a giocatori che stasera stanno trionfando all'interno di un terreno di gioco ormai tappezzato d'azzurro, che non trova più il verde del manto appunto della Dacia Arena. Perché? Perché è il momento di festeggiare, perché è il momento per coloro che sono entrati in campo di sfogare tutta la loro gioia repressa per 33 anni, una gioia che può finalmente esplodere dopo delle rincorse a un campionato che era sfuggito qualche anno fa con Maurizio Sarri. I calciatori del Napoli sono ancora lì, sono ancora all'interno del terreno di gioco, sono sommersi dai loro tifosi. Osimhen, che è stato scortato sotto la curva, possono finalmente danzare insieme i supporter del Napoli con i loro eroi. Ne abbiamo citato qualcuno, qualcosa che non deve succedere adesso, perché scende qualcuno dalla curva dell'Udinese e ovviamente vuole magari entrare in contatto con gli altri, e c'è una rissa. C'è una rissa in mezzo al campo, quello c'è che una non rissa doveva succedere, purtroppo quello che non doveva succedere. Una festa rovinata, gli Udinese stanno scavalcando le transenne, stanno scavalcando il campo per entrare in campo, sono venuti a contatto e ci sono delle bruttissime scene in mezzo al campo. Adesso purtroppo ci sono delle botte incredibili, ci sono dei tifosi dell'Udinese che hanno cercato un ragazzo del Napoli, lo stanno tempestando non di calcio però e di la polizia, non vediamo è la una polizia cosa in terribile. Campo
non vediamo, non c'è la polizia in campo, le tifoserie si stanno, ci sono pochissimi steward che non riescono a controllare la situazione, c'è soltanto un poliziotto a protezione letteralmente del massacrando del all'interno del terreno di gioco. Ancora, è una scena terribile, ancora violenza, è una scena terribile, ancora violenza inaudita in mezzo al campo, quello che non doveva mai succedere. Violenza inaudita in mezzo al campo, stavamo celebrando uno scudetto, stavamo celebrando la gioia, stavamo celebrando in qualche maniera il trionfo di una squadra che ha meritato di vincere questo campionato, che lo ha comandato dall'inizio alla fine, poi degli energumeni che sono scesi dalla curva. Vediamo persone con delle cinghie in mano, con delle cinture, con dei bastoni in campo, che stanno sfidando i tifosi del Napoli, ora che reagiscono, ancora c'è un contatto, ancora violenza in mezzo al campo. Adesso partono i tifosi del Napoli al contrattacco, è terribile, ma io non capisco dov'è la polizia. C'è pochissima polizia in campo che non riesce a controllare la situazione, perché ci saranno una ventina di uomini in questo momento in campo, sono pochissimi, alcuni sono a protezione della curva dell'Udinese, ma gli ultra dell'Udinese sono già entrati in campo. È una situazione davvero difficile anche per le forze dell'ordine, è difficile mantenere la calma perché abbiamo visto anche dei bambini in campo portati via rapidamente dai genitori per una situazione che non doveva succedere. Ancora è rimasto un tifoso ora dell'Udinese lì in mezzo al campo da solo, e ovviamente è facile preda ora della rabbia dei tifosi del Napoli, che devono poi difendersi dalle cariche della polizia che è entrata in campo. Adesso i Cellerini hanno creato un muro a protezione proprio della curva del Napoli per evitare che le due tifoserie possano entrare ancora una volta in contatto. Purtroppo uno spettacolo terribile, gentili ascoltatori. Adesso la polizia in campo è numerosa, in questo momento sono riusciti a controllare, c'è un matto, c'è un pazzo che corre a destra da solo e vuole andare chissà dove, vuole evidentemente recuperare la posizione all'interno della curva del Napoli. È una festa bellissima. Non ce l'aspettavamo questa situazione, perché è scoccata la scintilla nel momento in cui alcuni tifosi, alcuni ultra dalla curva nord dell'Udinese, che lo ricordiamo nei giorni scorsi aveva emesso un comunicato chiedendo rispetto nel festeggiamento da parte del Napoli. I tifosi del Napoli però stavano festeggiando il loro scudetto, il loro terzo scudetto, stavano festeggiando la loro storia. Sono partiti alcuni ultra dell'Udinese dalla loro curva, hanno scavalcato le transenne, sono entrati in campo, sono andati a contatto e c'è stata la violenza. Eh sì, c'è stata una violenza inaudita in mezzo al campo, abbiamo visto gente che tirava fuori le cinte e si picchiava selvaggiamente, e tutto questo a rovinare una festa che noi avevamo cercato di accompagnare anche grazie al racconto che ci è venuto, che ci è stato assicurato dalla collaborazione tecnica di Daniel Aposto. Ora c'è il pericolo che gli ultras del Napoli possano entrare in campo in grandissimo numero e andare in qualche modo così a prendersi il possesso del terreno di gioco dalla parte opposta, dove ci sono invece i tifosi dell'Udinese. E noi invece stavamo celebrando una squadra che ha dato spettacolo dalla prima all'ultima giornata di questo campionato. Ricordiamo il portiere Meret, uno dei meno battuti di questo torneo, se non il meno battuto. Ricordiamo i terzini Di Lorenzo a destra, il capitano sempre presente, poi a sinistra si sono alternati Mario Rui con Oliveira in mezzo al campo, quella scoperta in cabina di regia di Luciano Spalletti che si chiama Stanislav Lobotka, incredibilmente somigliante a quello che è stato uno degli alfieri del gioco del tecnico toscano, che è stato anche qui a Udine, e stiamo parlando ovviamente di un giocatore che tu conosci bene, il Pizarro, insomma, e poi altri giocatori, le mezziali da Anghissà a Piotr Zelinski, ex udinese, come lo stesso Emmas, che poteva ricoprire più ruoli nella commedia calcistica e tattica di Luciano Spalletti, da ala destra a mezzala destra, qualche volta addirittura spostato sul versante opposto. Come non ricordare l'apporto dato a questa squadra anche da Mario Rui, l'abbiamo citato poc'anzi. Tutto è stato normalizzato, diciamo così, dalle forze dell'ordine, che hanno posto un cordone proprio all'altezza delle due curve per evitare che le tifoserie entrassero nuovamente in contatto, come hanno fatto selvaggiamente. In tutto quello che vi abbiamo descritto in diretta, poco dopo il fischio finale, il direttore di gara che ha sancito la conquista dello scudetto
scudetto del Napoli, il terzo scudetto della sua storia. Noi avevamo citato praticamente tutti i giocatori della formazione di Luciano Spalletti, ne dobbiamo citare altri di quelli della zona d'attacco, in particolare Kvaratskhelia, la grande scoperta, l'altra grande scoperta del calcio mondiale, questo georgiano che appunto ha ricordato a tantissimi George Best, Victor Osimhen, centravanti che è riuscito, forza 9, onda anomala, lo abbiamo più volte definito nel corso di questo campionato e di questa stagione, a mettere nelle porte avversarie palloni importantissimi e pesantissimi. Poi Matteo Politano, poi il Ciucchi Lozano, tutti questi giocatori hanno contribuito con Dombele, che è stato schierato quest'oggi anche dall'inizio, alla conquista di questo terzo scudetto, un terzo scudetto in cui in pochi credevano dopo le partenze cui facevamo cenno in precedenza, un terzo scudetto che è arrivato e che adesso speriamo possa essere festeggiato utile in maniera pacifica e non come incredibilmente è successo pochi minuti fa, quando appunto siamo stati costretti a raccontare, gentili ascoltatori, delle risse tra tifosi, tra due tifoserie, tra ragazzi che probabilmente nemmeno si conoscono e che si incontrassero per strada non saprebbero nemmeno cosa dirsi, se non magari offrirsi un caffè e stringersi la mano. Questo è quello che può succedere all'interno di un terreno di gioco quando qualcuno fomenta odio, quando qualcuno evidentemente con i comportamenti riesce a esasperare il diretto avversario, e vedremo se qualcuno invece metterà finalmente mano a questa piaga e cercherà di placare quella che è un'ira assolutamente senza spiegazioni e che per pochi minuti seppure ha preso spazio ad una gioia invece bellissima da raccontare, che avremmo voluto raccontarvi in toto. Ora però spazio solo a quella bandiera che sta sventolando alla nostra destra. C'è l'effigie del più grande di sempre, c'è l'effigie di Diego Armando Maradona. Abbiamo detto di lui, della sua natia Buenos Aires e del Qatar, che quest'anno ha visto trionfare l'albiceleste al mondiale di Doha nella finale pirotecnica contro la Francia, e questa sera ancora una gioia per Diego, perché i suoi vecchi tifosi, i tifosi però di sempre, così li abbiamo definiti, possono finalmente festeggiare per la terza volta ciò che lui per due volte aveva portato a Napoli, vale a dire il trionfo, vale a dire lo scudetto. Ancora tutti in campo qui a Napoli, ancora ad aspettare che venga celebrato questo scudetto, che i giocatori in qualche modo facciano rientro negli spogliatoi. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Daniel Aposto, per i più che mai interventi accanto a me opportuni, in postazione cronaca Sebastiano Franco, Francesco Replice, nel ribadirvi che dopo aver pareggiato per 1-1 alla Dacia Arena di Udine, il Napoli ha vinto lo scudetto edizione 2022-2023. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte. Qui ovviamente non so, vi potranno arrivare, gentili ascoltatori, i boati, i fumogeni, i rumori dell'entusiasmo di questa folle notte napoletana, ma comunque festosa e fino a questo momento sicuramente piuttosto ordinata e civile, lo dobbiamo dire. Grande euforia per le strade, vi stiamo trasmettendo questa puntata speciale da Via Toledo. Grazie per l'ascolto da Napoli, restituiamo la linea allo studio da Via Toledo.